Allora, ragazzi, stato un mese, anzi quasi un mese e mezzo, in cui abbiamo sentito parlare quasi ogni giovedì di nefrologia. C'è stata una lunga carrellata di seminari dedicati a questa disciplina. Ho aperto io e chiedo, almeno per questo primo semestre, chiuderà in modo abbastanza degno la dottoressa Miriam Zacchia. È una strana coincidenza, però mi piace che io abbia aperto e che Miriam completi. Io, prima di darle la parola, qualche parola su di lei, come ho fatto anche per tutti quanti gli altri. Miriam rappresenta, diciamo, veramente una forte continuità all'interno del gruppo di nefrologia. La conosco da sempre, quasi. Insomma, era una studentessa del quarto anno di medicina a Caserta e seguiva il corso di nefrologia. E io, come vi ho detto, quando facevo il turno, quando ero a Caserta, mi guardavo intorno e ogni anno dovevo pescare due o tre persone brave a cui, insomma, passare l'amore per la nefrologia. E credo che con Milano ci sia riuscito. Devo dire che non è stato molto difficile, perché credo che lei abbia amato la nefrologia dall'inizio, forse probabilmente grazie anche al modo con cui la presentava, perché lo facevo quando insegnavo a Caserta. Veramente mi sentivo particolarmente così prono a essere molto molto la situazione di ragazzo. Facevo lezione non male, quella comunque lei disse che voleva fare la tesi in nefrologia. Devo dirvi che prima ancora che si laureasse, come è successo a molte altre colleghe, vinse una borsa di studio per andare all'estero, in Inghilterra, se non ricordo mai, in Inghilterra, durante il suo studentato di aspirante medico. Fece un'esperienza abbastanza formativa, anche se non disastrosa da un punto di vista logistico, perché il mio amico Robert Almi le diede come compito quello di raccogliere. Lui, lei dovette, insomma, andare in giro per vari sobborghi di Londra a cercare di trovare questi pazienti. Insomma, una cosa piuttosto complessa, ma alla fine riuscì. Una volta che si è laureato brillantemente, lei era destinata a fare, come tutti quanti i nostri ragazzi che si erano laureati, di fare la specializzazione. E questa è una cosa che lo dico sempre. Bene, lei, in un certo momento, noi avevamo stabilito un bridge, un rapporto con la Yale University, in modo particolare con Bob Halpern, che era da poco diventato dean delle università. Yale University si deve parlare, perché per una certa inermesi storica, noi nel corso del prossimo anno cominceremo ad avere un rapporto organico. Ma la Yale University rappresenta da sempre uno dei quota del sapere scientifico mondiale, soprattutto in campo nefrologico, in campo della nefrologia. Rappresenta ancora oggi il posto più ambito, se si vuole parlare veramente della nefrologia, dalla basic alla clinica. E c'era una ragazza che doveva partire per la Yale. Avevamo fatto tutto, era pronta per partire. A un certo momento, dopo che una settimana, 15 giorni, perché poi ci viene da me questa giovane studentessa, che non era laureata in medicina, laureata in biologia, mi disse: "Guarda, io non posso più andare via, perché c'è un problema in famiglia e non posso lasciare." E allora io rimasi un poco perplesso, più perplesso di: "Vabbè, ma insomma, quando devi partire tutto, no, non ci posso più andare." Miriam assistette a questa nostra conversazione. Io ero un po' più che disperato, dispiaciuto, perché, sai, costruire un rapporto con un collega all'esterno, trovare i fondi, fare il progetto, è una cosa che è demanding e che porta via il tempo. A un certo momento Miriam mi si avvicina a me, o credo lo stesso giorno, di una dopo, e dice: "Prof, ci posso andare io?" Proprio così: "Ci posso andare io?" "Come ci posso?" "E ma tu devi fare la presentazione, sei destinata a..." "No, preferisco fare, se lei mi aiuta a fare dottorato di ricerca, preferisco fare prima il dottorato di ricerca e poi la specializzazione." È stata l'unica, o meglio, forse l'unica dei miei giovani allievi medici che ha fatto questa scelta.
scelta all'inverso, prima il dottorato e poi eventualmente personale. Di questo le sono sempre veramente grato perché cioè, allora capì che lei era una predestinata. Pesa l'aereo, credo che l'accompagnai prima a visitare la Yale, se non sbaglio, andammo a visitare la Yale, all'University, lei ovviamente fece un'ottima impressione su Bob Halpern e sulla sua precedente, che era la moglie di Patricia Freisig. Ovviamente fece questo colloquio perché per entrare sul documentario voglio prima conoscerti, darò brillantemente il colloquio, circa un mese o 2 mesi, era negli Stati Uniti, dove rimase per 3 anni. E sono stati 3 anni molto, molto, molto formativi. Ogni tanto ho avuto anche l'occasione delle mie passeggiate americane di andarlo a trovare. E una volta chiesi a Bob Halpern, verso la fine del suo stage in America, Bob, ma dimmi, ma dice, Gianni, è stata ed è una fra le 3 migliori, insomma, fellow che io abbia mai avuto. Detto questo, fra le prime 3 migliori. E che significa che aveva ben dosato, cioè mentre quando uno dice la migliore, bravo, no, fu uno tra i 3 migliori fellow che abbia avuto, quindi per dirvi che anche in America si fece qualche po' di strada. Tornata poi in Italia, anche lei, come tutto, appena tornata, non aveva nessun tipo di rapporto, non si dava. Borsa di studio, qualche, insomma, ha fatto anche lei, come altri colleghi, un po' di gavetta nei cinesi, questo l'ha un po' maturata anche dal punto di vista clinico. Poi è successo che, come vi ho appunto detto la volta scorsa, una benefattrice che non finirò mai di ringraziare, ci mise a disposizione un lauto contributo e metà di questo contributo fu assegnato a Miriam, l'altra metà, lo sapete, è stata assegnata a Francesco Trebucci. Quindi, grazie a questo contributo, Miriam è diventata ricercatrice tipo A, bla bla, poi ha fatto un bel po' di carriera, e in modo particolare quello che è successo, lei è andata negli Stati Uniti per imparare un po' di self-signaling, e quindi è una cosa molto molto complessa, molto rigorista, e ancora lo è oggi. Ha fatto studi molto molto interessanti sul self-signaling dell'NADC1, che è questa molecola di cotrasporto sottocitrato, pubblicato su Kidney International, un giornale molto prestigioso, però tornato in Italia ha dovuto fare la specializzazione e quindi si è immerso un po' nel campo clinico e credo che abbia avuto un po' di crisi, primo, secondo anche, in cui ne aveva diciamo, molto nel laboratorio, voleva fare la dottoressa e quindi nei primi 2 anni si è immersa nell'attività clinica, ha recuperato il tempo che aveva speso per fare non altre cose, ma cose un po' diverse. E poi si è chiesto, sì, ma io che farò da grande? È stata una sua intuizione, che oggi è in qualche modo un'intuizione che la rende quasi unica nel programma italiano. Cioè io mi voglio interessare se sì, però vorrei diventare la genetista. Genetista, sì, voglio interessarmi di genetica delle malattie. E, cioè, aveva un background fortissimo, io capii che questa era una scelta più che giusta, più che giustificata, anzi una scelta che anticipava i tempi, per cui per qualche anno si è trasferito nel reparto di genetica della nostra università, quello nel letto da Vincenzo Nigro, ha imparato a fare le cose in genetica, come è il suo stile. Non è non soltanto scrivere, ma sa fare tra essere di meglio. Quindi è stata con Vincenzo ovviamente me ne ha parlato in termini entusiasti, e di conseguenza oggi Miriam rappresenta, avendo un background fisiologico sulle cellule, sul self-signaling di singole cellule anche, avendo un background clinico, ha approcciato la parte genetica. Ed adesso io credo che oggi sia una delle poche, se non la sola, nefrologa genetista che abbiamo qui in Italia. Gli altri dicono, sono alcuni colleghi nefrologi che dicono di interessarsi di genetica, ma probabilmente non hanno mai fatto una PCR in vita loro, non sanno poi se non conoscono i limiti pregi della tecnica, invece lei lo sa, oltre ad essere una persona che si interessa da sempre sul paziente. Quindi vi ho fatto un excursus della sua peculiarità, noi le vogliamo, le abbiamo avuto un gran bene. La stiamo seguendo, abbiamo seguito dall'inizio, la seguiremo sempre. Credo che lei, anche lei, come
alcuni altri miei allievi, anche lei appartiene a una triade di allievi, probabilmente prendendo un di nome, ovviamente, che certamente farà strada nel campo della nefrologia. Qual è l'unico rammarico che ho? È che sta troppo a Napoli adesso. Io la vedevo ogni giorno, anche più di una volta al giorno, adesso passano 2 settimane, mesi e non la vedo. E questo rappresenta un buon buco per parlare delle cose che fa, per seguire quello che fa. E uno è il motivo per cui lei è venuta qui a Biogio, e anche per cercare di convincerla che probabilmente a Biogio può completare la sua preparazione professionale attraverso delle allieve che lei già qualcuno ce l'ha qua, che necessita della sua presenza, per cui speriamo che questa sua presenza, che oggi è solitaria di un giorno, invece nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi, dei prossimi anni, diventerà più stabile, perché come sapete, noi apriamo un reparto di genetica medica, lo dico, per cui ci interessiamo sempre, per cui la sua presenza qui sarà più che giustificata e noi saremo molto contenti se lei riuscisse in questo a trovare uno o 2 giorni al mese per poter essere qui con noi. L'ambiente, come vedete, è tutto giovanile, è molto, molto, molto femminile, è molto, molto aperto, molto attivo, e quindi tu certamente ti troveresti bene. Detto questo, allora, noi dobbiamo parlare oggi della sindrome di Bartter-Biedl, e Ilario lo sa bene, quando noi abbiamo deciso di iniziare a fare questi convegni, tutti questi convegni che sono aperti all'esterno, abbiamo detto che questi convegni dovevano essere, avevano due target. Il primo target siete voi, ovviamente, informarvi delle cose che noi facciamo. Il secondo target è quello che ci ascoltano da casa, per cui è gente che probabilmente non sarà molto attenta a Bartter-Biedl, se non un po' strana, alla genetica, alla PCR. Dobbiamo cercare di, in qualche modo, di rendere quelle cose che noi facciamo comprensibili al grande pubblico. Noi siamo collegati, saremo su YouTube, immagino. E allora, vi avevo sempre detto che in qualche modo avrei voluto che questi scenari fossero, partissero dalla descrizione di un caso clinico con veramente una persona che affetto, purché sa di queste patologie. Non abbiamo potuto fare fino adesso, oggi invece, grazie a Miriam, noi cominciamo a fare un seminario modello di quelli che aveva in mente. Per cui adesso noi dovremmo essere collegati con la presidente dell'Associazione Italiana Malati di Bartter-Biedl, la quale ci parlerà ovviamente di che cosa è questa malattia, ma non vista con l'occhio del medico, ma visto con l'occhio del paziente, o meglio ancora, della persona che vive più che il dramma, vive la vita di questi pazienti. C'è l'illustrato. Per cui, Luciana, se sei in linea, se puoi intervenire. Sì, sono qua. Mi Benissimo. Noi sentite? possiamo. Allora, un momento soltanto, Luciana, che ti do. Io, per tutto, ti ringrazio per essere intervenuto. Ho detto quello che eri. Io ti ho conosciuto un po' di anni fa a Milano. È un grande piacere vederti. Avrei probabilmente preferito che tu fossi qui con noi in presenza, ma diciamo, credo che in qualche modo, per il momento, ci accontentiamo di questo. Poi, nel corso dei prossimi mesi, prossimi anni, sarà nostra grande, grande gioia averti qua con noi, perché il campo delle malattie rare è un campo in cui Biogen vuole, ha avuto, vuole e avrà una parte importante. A te la parola, Luciano. Grazie. Sentite bene? Dopo la voce. Ok. Allora, vi ringrazio di avermi invitato. Io vorrei raccontarvi un po' cosa è stata la nostra vita, nel senso che Arianna, che è nostra figlia, ha la sindrome di Bardet-Biedl, ma prima di arrivare alla diagnosi noi abbiamo passato 8 anni a girare ospedali, a farle fare esami, perché praticamente nessuno riusciva a fare diagnosi. Già questo è stato veramente molto difficile, soprattutto perché abbiamo dovuto sottoporre Arianna a un sacco di esami, l'abbiamo un po', diciamo, traumatizzata. La sindrome non è stata riconosciuta nonostante ci fossero i segni, per cui già questo ci ha messo diciamo, un piccolo dubbio in testa. Però cosa succede? Dopo 8 anni noi abbiamo la diagnosi, ma non è cambiato niente, nel senso noi abbiamo la diagnosi, ma poi c'è il vuoto, non c'è niente.
Non sapevamo come muoverci per tutto quello che riguarda le pratiche INPS, per la scuola, per tutto quello che è sociale. Io vi dico questo: Arianna ha cominciato a parlare a 5 anni. Noi abbiamo cercato di non farla andare a scuola l'anno successivo, ma ci è stato detto che noi genitori non avevamo voce e capitolo, per cui Arianna ha cominciato a fare la prima elementare e parlava praticamente da 6 mesi. Al termine della prima elementare abbiamo cercato di farla bocciare perché lei non sapeva assolutamente fare nulla, ma nonostante questo ci è stato sempre detto: voi genitori non avete voce in capitolo. E qui noi abbiamo cambiato residenza, abbiamo cambiato scuola, siamo andati a parlare con la preside della scuola, abbiamo spiegato la situazione e si è aperto un po' uno spiraglio, nel senso che in seconda elementare Arianna ha fatto il programma di prima elementare. Abbiamo finalmente avuto il sostegno in terza elementare, per cui abbiamo perso comunque un altro anno. Allora, tutto questo serve per far capire che quando ti fanno una diagnosi di queste malattie e tu non hai intorno qualcosa, fai un sacco di errori, ti trovi a dover gestire delle cose che non pensi di dover fare. Per cui, dopo che ci è passato un po', abbiamo dovuto metabolizzare il fatto di questa malattia genetica, di cui vi assicuro non ci è stato detto nulla. Non è che noi sapevamo, avevamo la diagnosi, ma non sapevamo assolutamente nulla. Dopo circa 6 mesi abbiamo cominciato a guardarci in giro e anche lì il vuoto assoluto, non c'era assolutamente nulla. È stato veramente complicato riuscire a trovare altre 4 famiglie con cui comunicare, con cui confrontarsi. Alla fine, con grande difficoltà, le abbiamo trovate. E quando ci siamo incontrate, ci siamo resi conto che tutti quanti avevamo gli stessi problemi, avevamo avuto e avevamo gli stessi problemi. E abbiamo deciso di fondare l'associazione proprio perché, per dare indicazione alle altre famiglie di quello che dovevano fare, di come si dovevano dovevano contare delle cose di cui avevano bisogno perché non vivessero gli stessi nostri problemi. Per cui è veramente stato difficile fondare l'associazione, è stato difficile andare avanti, tante volte abbiamo deciso di smettere, però poi gli altri genitori che ci contattavano ci davano la forza di andare avanti, perché credetemi, è veramente complicato. Allora, ma il vero giro di boa c'è stato nel momento in cui una sera, un pomeriggio tardi, mentre noi stavamo facendo un evento, abbiamo ricevuto una telefonata. La telefonata arrivava dal professor Capasso e ci ha detto: io ho qui una mia studentessa, mi sembra che abbia detto, se non dottoranda, io adesso purtroppo non ricordo perché sono passati degli anni, che sarebbe interessata ad avere informazioni da voi, a mettervi in contatto con voi. Allora, io vi posso assicurare che quello è stato proprio per noi il momento più bello che ci aspettavamo noi genitori e che ci aspettava l'associazione, perché noi, anche dal punto di vista medico, non avevamo nessun riferimento. Questo è terribile non sapere niente, è terribile scrivere delle mail, contattare i medici e non avere risposte. È terribile non sapere che cosa succederà a tuo figlio, ma anche adesso, voglio dire, non è che noi sappiamo come sarà la vita dei nostri figli, però abbiamo un supporto, cioè se io faccio una domanda, io ricevo risposta e questo per un genitore è importantissimo. Per cui quella telefonata ci ha veramente cambiato la vita. Io devo dire che sono passati tanti anni e in tanti anni io ho sempre ricevuto risposte. Noi il primo convegno l'abbiamo fatto in una cascina, non so se vi ricordate, è stato un po' così. L'ultimo che abbiamo fatto invece l'abbiamo fatto in un hotel con tanto di sala per convegni, per cui le cose sono cambiate tanto. E sono cambiate però soprattutto grazie a voi che ci avete dato questa possibilità, grazie a voi che siete stati i nostri riferimenti. Perché, altra cosa importante, molti dicono, è che mentre per i bambini c'è tanto, per gli adulti non c'è assolutamente niente. Noi invece, cioè noi abbiamo un centro di riferimento che segue gli adulti, abbiamo un centro di riferimento dove noi andiamo e veniamo presi in carico. Cioè non è così facile. E ve lo dice una che ha girato tanti ospedali a Milano, tantissimi ospedali a Milano,
E ve la dice una mamma che io ero veramente, mi individuavano come una persona che ansiosa, che voleva assolutamente che la figlia fosse malata. Per cui trovare invece un punto di riferimento che si prenda carico di te, che si prenda malattia, la riconosca e la cerchi di curare, certo, con i limiti che ha la cura delle malattie genetiche, è importantissimo. Io veramente io non per ringraziarvi. Non so, ricordo ancora la telefonata come la cosa più bella che sia successa. È stata bellissima, è stato bellissimo incontrarvi. E io devo dire, il professor Capasso lo vedo molto poco, la professoressa Zacchia, insomma, è praticamente diventata una di famiglia, per cui, insomma, le vogliamo tutti un gran bene. Ecco, io finirei qui il mio intervento perché, insomma, ci sono cose molto importanti da dire. Ecco, però volevo dirvi, noi ci saremo sempre, nel senso che quando ci inviterete e i tempi saranno migliori, noi ci saremo sicuramente, saremo lieti di essere lì con voi che ci avete dato questa opportunità. Io vi ringrazio. Grazie Luciana, siamo noi che ne siamo tre. Vedo che c'è anche Angela Maria Santillo, deve intervenire. È una paziente. Scusate. Allora, se andate in giugno, passiamo. È il bello della diretta. È bello della diretta, va bene, ok. Allora, Miriam spiegherà questo piccolo cosa della diretta. Va bene, ma adesso passiamo la parola a Miriam. Allora. Eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto ringrazio il professore Capasso per avermi invitato a tenere questo seminario oggi, ma anche per la bellissima presentazione che mi ha fatto stamattina, che mi ha fatto, insomma, ricordare un po' il passato. E grazie a tutti voi di essere presenti e sicuramente alle persone che ci stanno seguendo da casa. Grazie anche a Luciana che da Milano partecipa con noi oggi. Come abbiamo anticipato, come ci ha detto il professore Capasso e come ha anticipato anche Luciana, l'argomento di oggi è proprio la sindrome di Bartter-Biedl. Si tratta di una patologia con una prevalenza molto bassa, parliamo di una persona ogni 160.000 individui nei paesi occidentali, quindi una patologia che viene considerata per definizione una patologia rara. Come diceva Luciana, la sindrome di Bartter-Biedl, essendo una patologia rara, condivide una serie di problematiche sociali e anche clinico-assistenziali con le altre patologie rare. Qui vi ho elencato alcuni elementi di difficoltà che incontrano i pazienti con una malattia rara, inclusi i pazienti con sindrome di Bartter-Biedl, e sono una scarsa conoscenza persino tra i medici, il che determina una sottodiagnosi o comunque un ritardo di diagnosi nei pazienti che sono affetti. Scarso interesse nell'ambito della ricerca e una indisponibilità di terapie specifiche. E questo è vero anche per la sindrome di Bartter-Biedl, come vedremo, è una patologia sistemica che si caratterizza per il coinvolgimento di numerosi organi e ad oggi non esiste una terapia patogenetica. Dal punto di vista clinico, è una malattia sistemica, come la maggior parte delle malattie genetiche, è una patologia degenerativa, una patologia progressiva che comincia a manifestarsi già in età pediatrica e che generalmente progredisce nel tempo. Qui vediamo rappresentati le principali manifestazioni cliniche. È bene sottolineare che la malattia è estremamente eterogenea dal punto di vista delle manifestazioni cliniche. Esistono delle manifestazioni cliniche più comuni che riscontriamo nella maggior parte dei pazienti, ma oggi con l'esperienza possiamo dire che c'è una variabilità tra i pazienti, ma anche intrafamiliare veramente altissima. Generalmente, nella sua forma più tipica, la malattia esordisce nella prima infanzia e si presenta in bambini che generalmente nascono a termine dopo una gravidanza materna normocondotta. Meno del 30% dei pazienti presenta un'alterazione già apprezzabile in epoca prenatale con l'ecografia che interessa le vie urinarie o anche il rene, come dilatazione del bacinetto oppure cisti renale, con o senza polidattilia. Tutti gli altri invece
nascono dopo una gravidanza assolutamente normocondotta, e le prime manifestazioni cliniche sono l'obesità già durante il primo anno di vita, il ritardo dello sviluppo psicomotorio e i disturbi del visus, che cominciano con un restringimento del campo visivo a cui si associa la cecità notturna e poi un progressivo deterioramento dell'acuità visiva legata alla distrofia retinica. Le anomalie renali sono assolutamente variabili. Circa l'80% dei pazienti con sindrome di Bardet-Biedl ha anomalie strutturali del rene, che vanno dalla ipoplasia renale, rene unico, ipodisplasia, associazione di anomalie strutturali del rene, delle vie urinarie, rene a ferro di cavallo, cisti renali multiple. Il 30% di questi soggetti presenta invece una importante compromissione anche funzionale, il 30% sia dei pazienti pediatrici sia dei pazienti adulti va incontro alla necessità di fare una terapia sostitutiva, quindi parliamo di dialisi oppure di trapianto. Questa eterogeneità del fenotipo, perché vi ho elencato le manifestazioni cliniche principali, ma abbiamo anche anomalie a carico dell'apparato cardiovascolare, anomalie insomma, del fegato, la malattia di Hirschsprung, sono tutti criteri secondari per fare diagnosi di sindrome di Bardet-Biedl, è in parte causata anche da una eterogeneità genetica, perché ad oggi sono stati descritti oltre 24-26 geni, un numero che probabilmente è destinato a crescere, considerando che abbiamo un numero sempre elevato di papers che appaiono in letteratura e che ci indicano la presenza di nuovi geni per malattia. Tuttavia, sappiamo anche che 3 dei 24-26 geni che si conoscono ad oggi, BBS1, 2 e 10, sono responsabili del 50% delle diagnosi nel mondo occidentale. Che cos'è questa malattia e da che cosa è causata? Viene considerata, l'abbiamo vista nella prima slide, un modello di ciliopatia. Che cosa significa? Significa che appartiene a un gruppo di patologie ereditarie, che vengono definite appunto ciliopatie, che hanno una serie di caratteristiche in comune, sia in termini di fisiopatologia che in termini di manifestazioni cliniche. E le ciliopatie hanno proprio in comune questo aspetto. Sono dovute alla disfunzione di questa particolare componente della cellula che si chiama ciglio primario e che vedete qui schematizzato in questa immagine, che rappresenta un'antenna per la cellula in grado di recepire degli stimoli che provengono dall'ambiente esterno e che attraverso un sistema integrato di proteine, di molecole che collegano il ciglio alla cellula stessa, al citoplasma, è in grado di trasdurre questa informazione esterna in modo tale che la cellula possa regolare importantissime funzioni biologiche come la proliferazione cellulare, la divisione, la polarità, eccetera. E per fare questo, il ciglio necessita di un numero importantissimo di proteine che vengono sintetizzate all'interno del citoplasma e che partecipano e che contribuiscono al controllo e al traffico di queste molecole nel ciglio stesso, perché il ciglio non è in grado di produrre da solo le proteine di cui è composto. Per cui le proteine sintetizzate all'interno del citoplasma passano, arrivano al ciglio stesso attraverso un sistema molto complesso, ma integrato, di trasporto tra il citoplasma e il ciglio stesso. Che c'entra la BBS con questo sistema? C'entra perché i geni che oggi conosciamo per proteggere geni malattia, geni causa della sindrome di Bardet-Biedl, codificano proteine che sono localizzate in questa zona. Vedete qui, questo è il cosiddetto corpo basale del ciglio primario, una parte del ciglio primario da cui si ancorano queste strutture microtubulari e che concorrono alla formazione di complessi multiproteici come il ribosoma, che partecipa proprio al traffico delle sostanze all'interno del ciglio, oppure delle proteine chaperonine, che hanno una funzione un po' diversa, ma che assistono alla formazione del ribosoma. Quindi, quello che oggi sappiamo è che tutti i geni che codificano per proteine che sono poi mutate nella sindrome di Bardet-Biedl sono localizzate a questo livello e concorrono al corretto funzionamento del ciglio primario. Questo è lo spettro delle ciliopatie. Vi avete uno spettro eterogeneo di condizioni cliniche, che vedete qua alla vostra destra, forme meno severe, pauci o oligosintomatiche, alle forme più complesse, alle forme sindromiche. E vedete qua qualche esempio, la retinite pigmentosa, la distrofia di Leber, sono patologie che hanno quasi esclusivamente o esclusivamente l'interessamento dell'occhio, con la distrofia retinica, la sindrome di Usher, a cui aggiungiamo anche la sordità neurosensoriale,
Nel rene policistico, autosomico dominante recessivo oppure la nefronoftisi, dove è preponderante l'interessamento renale, ha forme invece via via sempre più complesse. Vediamo che la sindrome di Bartter-Biedl si colloca al centro, scusate, si colloca al centro perché è una forma di malattia sistemica, un po' come le altre che troviamo qui alla vostra sinistra, che sono caratterizzate da un'altissima letalità perinatale. Perché il rene presenta delle alterazioni funzionali nella sindrome di Bartter-Biedl o in corso di ciliopatie? Qualche insegnamento ce l'hanno dato gli studi condotti sui modelli sperimentali a murini. Qui vediamo elencata una serie di modelli di BBS, BBS 4, 2, 6, eccetera, che sono stati descritti in letterature, che sono stati utilizzati per studiare sia le alterazioni della struttura e della funzione renale che per altri disordini, come ad esempio la distrofia retinica. E vediamo che c'è una importantissima variabilità nelle manifestazioni cliniche. Ossia, ci sono addirittura dei modelli di malattia in cui le anomalie renali erano completamente assenti, altri modelli in cui non sono stati studiati, altri modelli in cui è presente l'alterazione della struttura renale in termini di formazione di cisti, fibrosi tubulo interstiziale, ma come fenomeni che si manifestano nell'animale adulto, quindi come se fosse una malattia progressiva. E c'è addirittura quest'ultimo modello, quest'ultimo studio condotto dagli stessi ricercatori del 2016, dove è stato fatto il confronto tra gli aspetti strutturali del rene nel modello sistemico rispetto al modello kidney specific, cioè laddove la mutazione è presente soltanto nel rene. Ed è stato visto che le anomalie renali sono presenti soltanto nella forma total, cioè laddove il BBS10 mancava in tutte le cellule. E questo che cosa significa? Significa che probabilmente, come succede in altre ciliopatie, la mutazione genetica di per sé non è sufficiente a generare il fenotipo renale grave. E che una second hit, un trigger, un fattore aggiuntivo deve indurre la patologia. Questo è quello che è stato dimostrato da questo studio in cui è stato effettuato il confronto tra queste due linee, tra questi due modelli sperimentali, che può spiegare anche la variabilità della severità della malattia renale che noi vediamo nella popolazione, che potrebbe essere suscettibile di fattori ambientali, di comorbidità, ma anche di fattori genetici aggiuntivi. Per cui l'ipotesi è che l'insieme di fattori sistemici rispetto a fattori molecolari locali possano in qualche modo determinare un'alterazione dell'omeostasi del tessuto renale e probabilmente anche degli altri organi, tale da indurre fibrosi dell'organo. Perché noi sappiamo che esistono dei meccanismi del segnale che sono alterati, che sono ciliodipendenti, non solo grazie agli studi della BBS, ma soprattutto grazie agli studi condotti su altri modelli di ciliopatia più studiati, come ad esempio il rene autosomico dominante. Sappiamo che ci sono dei signaling ciliospecifici che sono coinvolti nello sviluppo embrionale, che sono coinvolti nel metabolismo cellulare e che quando sono alterati alterano l'omeostasi e l'equilibrio della cellula che poi la può predisporre ad un'alterazione della propria funzione fino a determinare l'alterazione della funzione dell'organo in toto. Esiste un numero considerevole di unanswered question, di problemi irrisolti, sia nella BBS che in tutte le ciliopatie. Ne ho sottolineati due perché sono stati un campo di interesse in questi anni per i nostri studi a Napoli. Sicuramente non sappiamo perché i pazienti che sono così eterogenei tra loro dal punto di vista della funzione renale. Dipende soltanto dalla genetica, ci sono altri fattori. E un altro dato importante che abbiamo cercato di studiare è quello di capire se ci sono degli specifici pathway metabolici, pathway molecolari alterati in corso di BBS, cioè in corso di modelli sperimentali di malattia, ossia laddove abbiamo un'alterazione della funzione di BBS, delle proteine BBS. E per fare questo abbiamo effettuato due tipi di studi. Abbiamo effettuato uno studio sui pazienti di tipo cross-sectional prima e poi longitudinale, che aveva la finalità di caratterizzare
la disfunzione renale nei pazienti al tempo zero e durante la fase di osservazione e di comprendere i fattori predittivi di progressione della malattia renale cronica. Questa è una cosa che nessuno aveva fatto fino a questo momento. E in secondo luogo, poi invece abbiamo effettuato degli studi omici grazie alla collaborazione dei biochimici della Federico II, soprattutto la professoressa Margherita Ruppolo, che abbiamo applicato alle urine dei pazienti e al siero dei pazienti per cercare di comprendere se ci sono dei segnali che ci indicano un'alterazione metabolica che poi siamo andati a studiare anche in modelli sperimentali di malattia in vitro. Prima parte dello studio, abbiamo studiato la funzione renale, abbiamo preso in considerazione due parametri di funzione renale, il GFR, la velocità di filtrazione glomerulare, e l'osmolarità urinaria. In realtà noi nefrologi, quando studiamo la funzione renale, prendiamo in considerazione la velocità di filtrazione glomerulare, assolutamente, perché viene considerato il parametro di overall renal function, cioè quando il rene non funziona abbiamo una riduzione della velocità di filtrazione glomerulare. Questo valore scende e quando scende al di sotto di 15 il paziente ha necessità di fare terapia sostitutiva, quindi la dialisi oppure ha necessità di andare incontro al trapianto. Anche se vi devo dire che la filtrazione glomerulare, se guardate questa è una sezione del rene, avviene in questa parte esterna del rene, nella corticale. La corticale del rene è ricca di glomeruli e i glomeruli sono la sede dove avviene la filtrazione glomerulare. Chiaro è, quando io ho una grossa compromissione della velocità di filtrazione glomerulare, io ho sicuramente un difetto importante strutturale della corticale, ma anche della midollare, perché abbiamo detto overall renal function. Quando c'è una riduzione del filtrato importante, io ho una patologia che interessa la corticale e probabilmente si è estesa anche alla midollare. Poi abbiamo studiato, anziché la proteinuria, che invece è il parametro che noi nefrologi andiamo sempre a screenare quando studiamo la funzione renale, e non l'abbiamo fatto perché i nostri pazienti, l'abbiamo fatto al basale, non sono proteinurici. Abbiamo studiato invece l'osmolarità urinaria. L'osmolarità urinaria è un parametro che indica la capacità di concentrazione delle urine ed è un parametro che è funzione di quest'altra parte del rene, della midollare. La midollare del rene rispetto alla corticale è ricca di tubuli e i tubuli sono un'altra parte importante del rene perché se lasciassimo fare tutto alla filtrazione glomerulare, noi perderemmo tutti i liquidi nell'arco di una sola giornata, perché questi glomeruli che vedete qui nella corticale filtrano 180 litri di sangue al giorno, mentre noi produciamo circa 1,5 litri, massimo 2 litri di urina al giorno. E questo è possibile grazie ai processi di riassorbimento che avvengono in questa parte interna del rene, che si chiama midollare e che è ricca di tubuli. La funzione di questa struttura interna è stata analizzata attraverso la misurazione dell'osmolarità urinaria dopo 12 ore di disidratazione. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo costruito queste curve di traiettoria dei pazienti, ogni pallino corrisponde a un paziente e questo è il GFR dei pazienti plottati per età. E abbiamo visto che il GFR tende a ridursi con l'età dei pazienti, il che indica che la malattia renale cronica in questo contesto è una malattia progressiva. E man mano che avanza l'età, il GFR tende a ridursi. Questo succede anche nella popolazione generale, con una differenza. Qui arriviamo tra i 40 e i 50 anni, queste sono curve che ci aspettiamo fino a 80 anni, insomma, nella popolazione generale. Quindi i nostri pazienti vanno incontro ad una progressione della malattia renale cronica. Ed è una situazione età dipendente. Quando invece abbiamo studiato l'osmolarità urinaria, abbiamo visto una situazione completamente diversa. Guardate, non c'è nessuna correlazione tra l'età e la capacità di concentrazione delle urine. Questo grafico si legge così: una persona sana, dopo 12 ore di assetamento, ha un'osmolarità urinaria, cioè una capacità di concentrare le urine, che è superiore a 750-800, perché il rene, come abbiamo detto, filtra il sangue, e per cui l'ultrafiltrato ha un'osmolarità, che è quella plasmatica, di 300, ma è in grado di moltiplicare questa concentrazione 4 volte, fino ad arrivare a 1200. Per cui un soggetto normale ha almeno un'osmolarità superiore a 750-800. Guardate questi puntini, sono quasi tutti al di sotto di 800. E tutto questo è indipendente rispetto all'età, il che significa che questa cosa è presente al bambino già alla nascita e che non è una cosa che poi tende a peggiorare. Abbiamo cercato di correlare questi due parametri, abbiamo detto velocità di filtrazione glomerulare e osmolarità urinaria, rispetto al tipo di mutazione genetica. Perché la malattia è estremamente eterogenea, abbiamo diviso le mutazioni in troncanti e non troncanti, perché sappiamo che le forme troncanti sono quelle che si associano ad un fenotipo più severo. Per cui abbiamo visto che, se è vero che esiste un trend
tra la correlazione del GFR e le mutazioni troncanti che non raggiunge la significatività, esiste una correlazione significativa tra la capacità di concentrare le urine e le mutazioni troncanti, il che ci ha acceso un po' il campanello. Significa che i pazienti con mutazioni troncanti presentano un difetto di concentrazione delle urine, e questi potrebbero essere i pazienti più gravi, pazienti che probabilmente vanno in controdevoluzione. Ed è esattamente quello che abbiamo visto, perché quando abbiamo diviso i pazienti nello studio longitudinale in fast progressor, slow progressor, cioè quelli che vanno incontro al deterioramento della funzione renale rispetto a quelli che hanno una funzione renale stabile, abbiamo visto che l'unica cosa che discriminava queste due casistiche era la capacità di concentrazione delle urine, l'osmolarità urinaria. Quindi i pazienti postenurici sono i pazienti che vanno incontro al peggioramento della funzione renale. Nel passato abbiamo fatto anche degli studi per capire se in realtà io sono stata semplicistica quando vi ho detto che la midollare è la parte del rene che è responsabile della capacità di concentrare le urine. Noi abbiamo visto se questo è un difetto, è l'espressione di un difetto tubulare specifico o di una disfunzione generalizzata, tipo una fibrosi tubulo interstiziale, nel caso di pazienti con sindrome di Bardet-Biedl. E vi mostro soltanto questo grafico che vi fa vedere la quantità nelle urine di una proteina, l'acquaporina 2, che è molto importante nel processo di concentrazione delle urine. E noi eliminiamo nelle urine in base a quanto siamo in grado di concentrare le urine, cioè nella fase di disidratazione, quando è massima l'espressione di acquaporina 2, perché quella ci permette di riassorbire l'acqua, la troviamo anche massima nelle urine. E abbiamo visto che nelle stesse condizioni non c'era grossa differenza tra controlli e pazienti, anzi c'era addirittura una tendenza all'aumento dell'acquaporina 2, cosa che insomma ci ha anche spiazzato, perché i pazienti hanno un'osmolarità urinaria un po' più bassa, quindi immaginavamo un difetto di acquaporina 2, invece questo non era. Cosa significa? Che non è un difetto specifico del trasportatore. E poi, allora ci siamo chiesti, vuoi vedere che è legata ad una alterazione strutturale generalizzata, tipo fibrosi tubulo interstiziale, che poi è la condizione più temibile, perché la fibrosi è una condizione che tende ad evolvere e quindi può portare poi alla progressione della malattia renale cronica. Per rispondere a questa domanda, sempre con Margherita Ruppolo, abbiamo fatto la proteomica urinaria di questi pazienti. Abbiamo preso le urine dei pazienti con sindrome di BBS, abbiamo estratto le proteine, abbiamo fatto la spettrometria di massa e abbiamo visto che i pazienti BBS rispetto ai soggetti sani presentano una più aumentata escrezione urinaria di proteine che hanno a che fare con la cell adhesion, quindi con la organizzazione della matrice extracellulare, quindi proteine che sono coinvolte nel processo di fibrosi, con una correlazione significativa tra la fibronectina, che è la principale proteina espressione di fibrosi, e il GFR, quindi la velocità di filtrazione glomerulare. E ancora una volta, sempre per confermare questo dato, che era soltanto un dato, diciamo un marker, un surrogato in termini di marcatore di fibrosi, abbiamo sottoposto i pazienti ad una risonanza magnetica funzionale, una risonanza magnetica parametrica. Questo l'abbiamo fatto grazie alla collaborazione con Marco Salvatore dell'SDN, che ci ha permesso di avere informazioni in base alla direzionalità delle molecole d'acqua, non soltanto della struttura del rene, ma anche della funzione del rene. E che cosa ci ha detto? Attraverso proprio un'analisi quantitativa di questi quattro parametri che vedete qui, mean diffusivity, fractional anisotropy, e la diffusività assiale e la diffusività radiale. Questo studio che cosa ci ha detto? C'è una cosa importante che ci fa tornare indietro. Guardate che succede nei soggetti sani. Questo grafico si riferisce ai controlli nella prima metà e ai soggetti BBS nella seconda metà. Guardate che questo parametro, che è la frazione di anisotropia, che è un parametro che va da 0 a 1 e si riferisce alla direzionalità delle molecole d'acqua, quindi quanto maggiore questo, più vicino a 1 è questo parametro, vuol dire che c'è meno anisotropia. Che ci dice? Ci dice che c'è una grandissima differenza tra la midollare e la corticale, come noi ci aspettiamo, perché il rene è fatto in maniera diversa. La corticale ha i glomeruli, nella midollare ci sono i tubuli che hanno generalmente una disposizione radiale, per cui noi abbiamo una altissima FA nella midollare rispetto alla corticale. Guardate che succede nei soggetti che hanno la BBS. Nella corticale quasi nulla, la situazione è quasi sovrapponibile ai soggetti sani.
quello che cambia in maniera significativa, e questi erano soggetti con BBS prima che sviluppassero una importante compromissione della funzione renale, c'era una significativa riduzione delle caratteristiche funzionali del rene a livello della medullare. E ancora una volta questo avvalorava la nostra ipotesi, la malattia è una malattia tubulo-interstiziale e chissà, probabilmente legata ad un processo di fibrosi. Per cui la nostra ipotesi è questa: le mutazioni troncanti in qualsiasi gene BBS genera fibrosi tubulo-interstiziale. Poi, questo associato alle comorbilità, all'infiammazione nel tempo con una velocità variabile da paziente a paziente, causa insufficienza renale cronica. E questo noi come lo vediamo da un punto di vista clinico? Attraverso l'evidenza di anomalie strutturali del rene con l'ecografia, che è una cosa tipica in tutti i pazienti, attraverso la ricerca della ipostenuria, che mi ha detto che è un fattore di rischio, fattore predittivo di progressione di malattia renale, e poi il deterioramento della funzione renale nel tempo quando questo succede. Okay? Nella seconda fase dello studio abbiamo detto abbiamo applicato le scienze omiche ai pazienti. Questo è uno studio un poco più complesso, che però ci ha permesso di avere delle informazioni davvero importanti sul signature, cioè su quanto i pazienti con BBS hanno una presenza di metaboliti sia nel plasma che nelle urine diverse rispetto alla popolazione generale. Cosa che ci ha permesso di indicare non soltanto dei marcatori di malattia o eventualmente di marcatori di malattia renale in questo contesto, ma ci ha aiutato anche a capire, a percepire dei segnali di un'alterazione del metabolismo che noi supponiamo essere alla base dell'alterazione della funzione cellulare in questo contesto. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo preso 30 pazienti con parte B, una funzione renale variabile, li abbiamo confrontati con una popolazione ben matchata per sesso, per età, per BMI e per funzione renale. E che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto innanzitutto che l'insieme delle molecole, dei lipidi, delle molecole plasmatiche permette di differenziare i soggetti con BBS rispetto ai soggetti sani. Come vedete in questa immagine, ciascun ovale rappresenta una classe di pazienti. Vedete prima i BBS senza IRC e poi che sono parzialmente overlappati, sovrapposti a quelli con l'IRC, e poi si distanziano ancora di più dai controlli, che sono controlli sani e controlli con insufficienza renale cronica. Abbiamo studiato nel dettaglio le varie molecole che sono responsabili, che ci permettono di discriminare le popolazioni, qui le vedete elencate, vi dico solo che ci sono una serie di amminoacidi che distinguono i pazienti con BBS rispetto ai pazienti senza controlli sani, soprattutto prima dell'insufficienza renale, poi queste differenze un po' si appiattiscono quando compare la malattia renale cronica, e idem per le acilcarnitine, quando anche ancora una volta abbiamo confrontato i pazienti BBS con e senza insufficienza renale con i propri controlli, e così come altre classi di molecole, ma soprattutto abbiamo matchato queste informazioni con la metabolomica, questa volta untargeted, sulle urine dei pazienti. Vedete elencate una serie di sostanze, e questo è il confronto tra i soggetti con BBS senza insufficienza renale, quindi healthy volunteer, e qui i pazienti con BBS e l'insufficienza renale, ovviamente insufficienza renale da altra causa, ma quello che poi abbiamo visto è che in ogni caso i pazienti con BBS rispetto a ciascun controllo differiscono per queste quattro molecole: l'acido lattico urinario, che è aumentato nei pazienti con insufficienza renale indipendentemente dal livello di malattia renale cronica, e l'acido adipico e sebacico. Chiaramente l'acido lattico ha un po' attirato la nostra attenzione perché in letteratura l'acido lattico viene studiato tra le molecole che sono state ritrovate abbondanti in altri modelli sperimentali di ciliopatia. Abbiamo detto che le ciliopatie in qualche maniera si intersecano tra di loro, per cui la prima cosa che ci siamo chiesti è l'acido lattico è presente nelle urine in maniera più abbondante perché forse è presente nel plasma in maniera più abbondante, per cui è frutto semplicemente di un'aumentata filtrazione, per cui abbiamo studiato un poco l'equilibrio acido-base dei pazienti e abbiamo visto che assolutamente non c'è nessuna alterazione dell'equilibrio acido-base in termini quindi di pH, di bicarbonatemia, di PCO2, e anche abbiamo dosato, qui non ve la mostro, l'acido lattico sierico, che è assolutamente uguale nei soggetti con BBS rispetto ai soggetti ai controlli.
Quindi l'aumento della quota urinaria probabilmente non è legato all'aumento della produzione di acido lattico. Ma l'acido lattico dobbiamo sapere che viene anche riassorbito in un particolare segmento del nefrone che è il tubulo prossimale. E c'è un solo studio che ci ha dimostrato che laddove c'è un difetto generalizzato del tubulo prossimale, tipo una sindrome di Fanconi, abbiamo anche la lattaciduria, c'è cioè un aumento dell'escrezione di acido lattico. Per cui abbiamo pensato, puoi vedere che l'aumento dell'acido lattico urinario è espressione di un difetto dell'handling specifico del rene dell'acido lattico. Abbiamo studiato un po' con la funzione tubulare in generale del tubulo prossimale, grosse alterazioni non ce ne sono, generalizzate nel senso che non c'è amminaciduria, non c'è fosfaturia, non c'è uricosuria. E allora siamo andati a studiare in un modello cellulare di malattia che cosa succede alla produzione dell'acido lattico. Per fare questo abbiamo scelto uno dei 24 geni della BBS, che è il BBS10. Perché abbiamo scelto questo? Perché è quello che si associa più frequentemente, secondo la letteratura, ad un fenotipo renale più importante. Con il sistema CRISPR-Cas9 abbiamo deleto il gene BBS10, per cui abbiamo effettuato questa, abbiamo selezionato dei cloni in cui veniva stabilmente depleto il BBS10. Abbiamo visto un po' le caratteristiche di questa cellula. Le cellule riducevano la densità di ciglio primario, cosa che era stata descritta già in letteratura, però le cellule avevano un rate di proliferazione importante. Questo è un dato che è stato ancora di più corroborato e confermato dagli studi che sta facendo NIA adesso, ma conservavano una normale polarità cellulare. Vediamo ZOO1, abbiamo studiato le proteine che contraddistinguono la membrana apicale rispetto a quella, basolaterale, ed era tutto ok, se non fatto eccezione per l'acquaporina 2, che abbiamo detto una proteina particolare perché viene trafficata in seguito a stimolo con fosfolin. Ma di questo non parliamo, comunque magari in discussione se c'è interesse. Che cosa succede da un punto di vista metabolico quando andiamo a ridurre, andiamo a sopprimere l'espressione di BBS10? Succede tantissimo. Succede che tutti, o meglio, gran parte degli enzimi politici sono upregolati. E soprattutto succede che viene attivata la cosiddetta glicolisi anaerobia, cioè quella che porta alla produzione di acido lattico che noi troviamo nelle urine di questi pazienti. Questo è un dato che è di mRNA, quindi di espressione, ma NIA sta lavorando proprio su questo, ha trovato almeno la corrispondenza con tre di questi enzimi che sono upregolati anche a livello di proteine. Quindi la glicolisi è upregolata. Che succede al metabolismo lipidico? Abbiamo visto, abbiamo cercato la presenza di lipidic droplets, di occlusioni PAS positivi, insomma di segni di accumulo. Cerco di essere, forse sto andando un po' troppo nel dettaglio per chi ci segue a casa, sì, troppo forse. Alterazioni del metabolismo all'interno della cellula renale, in questo modello sperimentale, riguarda anche il metabolismo lipidico e ce lo dicono questi droplets, questi puntini rossi che troviamo all'interno di queste cellule, che in genere può essere espressione di una sofferenza tissutale, se si riscontra nel tessuto renale in varie forme di nefropatia anche acquisite. E un'altra cosa interessante, un'alterazione della funzione di un'altra parte cellulare importante, che è il mitocondrio. Ed è importante se consideriamo che la cellula epiteliale renale è una cellula che ha un'attività metabolica importantissima. Grazie ai processi di riassorbimento che sono molto attivi, la cellula è una cellula che richiede una produzione di ATP, e in questi studi che ha effettuato una delle nostre dottorande abbiamo visto una riduzione dello staining di citrato sintasi e della potenziale di membrana, okay? Dato che suggerisce una disfunzione mitocondriale. Quindi mettendo insieme le alterazioni del metabolismo che abbiamo trovato, possiamo concludere che c'è una iperattivazione della glicolisi anaerobia con aumentata produzione di acido lattico, che è quello che tra l'altro abbiamo visto anche nelle urine dei pazienti, con un difetto del metabolismo degli acidi grassi, un difetto mitocondriale che probabilmente potrebbe essere primitivo, da cui consegue l'attivazione della glicolisi proprio per produrre in qualche modo energia. Quindi qual è la conclusione di questo studio?
La sindrome di Bardet-Biedl presenta una alterazione della funzione renale ed extrarenale. Abbiamo visto che l'ipostenuria, che è un dato che spesso anche nefrologi non studiano nei pazienti con insufficienza renale, è di estrema importanza nei pazienti che hanno patologie tubulo-interstiziali. Noi l'abbiamo trovato in correlazione con la riduzione del GFR e con il fenotipo renale più severo, quindi è un dato importante che ci predice la progressione della malattia renale e potrebbe essere un indice funzionale di fibrosi tubulo-interstiziali. Gli studi omici che abbiamo effettuato ci hanno aiutato non soltanto a comprendere che signature, ossia una caratteristica tipica e specifica dei pazienti con BBS rispetto alla popolazione generale, quando hanno insufficienza renale in particolar modo, ma ci ha dato l'input per andare a studiare e per andare a verificare in vitro, qualcosa che probabilmente vedremo a breve anche in un modello, in modello animale di malattia che abbiamo appena ricevuto, le alterazioni del metabolismo che potrebbero rendere la cellula renale particolarmente suscettibile a subire un injury, ossia ad andare incontro a distruzione, ad andare incontro a produzione di citochine, di fibrosi, condizione che poi determina la progressione della malattia renale cronica. Ringrazio tutte le persone che collaborano con noi, beh, in primis il professore Capasso, il mentor di tutto questo, le due dottorande che lavorano e che hanno lavorato moltissimo ai dati che vi ho mostrato, sia quelli cellulari, sia gli studi omici, Emanuela Marchese e mia, i biochimici della Federico II, Margherita Ruppolo e Marianna Caterino, Davide Viggiano e Alessandro Perna. Grazie per l'attenzione, se avete delle domande sono a vostra disposizione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Se è vero, sì. Allora, sì, se è vero che dal punto di vista clinico le due malattie sono molto diverse, perché il rene policistico autosomico dominante ha delle peculiarità che non riscontriamo in nessun'altra patologia ereditaria, anche in nessun'altra ciliopatia, che questi reni che nascono completamente sani e poi dall'età adulta in poi cominciano ad ingrandirsi per la formazione delle cisti fino a portare il paziente all'insufficienza renale cronica per completo sovvertimento del parenchima, è qualcosa che riscontriamo soltanto nel rene policistico autosomico dominante. Tutte le altre ciliopatie, soprattutto le autosomico-recessive, invece hanno un aspetto strutturale del rene che è un po' diverso, perché in queste altre patologie prevale. L'aspetto della fibrosi tubulo-interstiziale. Questo è vero per la nefrolittisi e per la sindrome di Bardet-Biedl. Però dal punto di vista molecolare ci sono importantissime analogie, soprattutto per quanto riguarda questa storia del metabolismo. Quando noi abbiamo riscontrato l'aumento dell'acido lattico nelle urine dei pazienti, è stata la prima cosa che abbiamo pensato. Negli studi di Boletta, che ha utilizzato il modello sperimentale del rene policistico autosomico dominante, c'era un aumento dell'acido lattico che loro non hanno riscontrato nel paziente, ma che hanno visto nel mezzo di coltura delle cellule marcate per PKD1 e che trovavano poi all'interno della cellula e che era associato ad un aumento degli enzimi glicolitici che abbiamo visto noi in associazione ad una disfunzione mitocondriale e
e anche al metabolismo lipidico, per cui la conclusione, o comunque l'ipotesi di questi ricercatori è che il primum movens è un difetto del metabolismo lipidico o anche mitocondriale che determina questa attivazione compensatoria della glicolisi. E questo è stato visto da Boletta. Noi per la prima volta l'abbiamo visto nella sindrome di Bardet-Biedl, ma con importantissime analogie e con degli elementi che richiamano, che rafforzano questa ipotesi che noi abbiamo visto in vitro anche con dei dati che abbiamo avuto su. Che cosa poi porta alla formazione delle cisti da una parte e poi invece alla progressione verso la fibrosi dall'altra, non è ben conosciuto, ma sicuramente esistono dei punti di convergenza, dei signaling ciliari che sono comuni in PKD1, quando manca PKD1, così come quando mancano le BBS proteins. Quello che manca, il tassello che manca, anche se insomma, ci sono degli studi che pure sul rene policistico sottolineano l'importanza degli aspetti della fibrosi tubulo interstiziale, anche se noi macroscopicamente quello che vediamo è che i reni sono invasi dalle cisti. Quello che non siamo ancora capaci di comprendere è perché a un certo punto il paziente che ha il rene policistico poi sviluppa queste cisti che diventano sempre più grandi. Anche se dobbiamo considerare quest'altro dato, la cisti, la formazione della cisti è un segno di sofferenza dell'organo. Le cisti acquisite dove compaiono? Nell'organo malato, nel paziente che ha un'insufficienza renale cronica, il paziente addirittura dializzato. Quindi le cisti si formano o in maniera legata o perché sono dovute ad una patologia genetica o perché sono legate ad un fatto acquisito, sono espressione della sofferenza del rene, di un'alterazione dell'omeostasi del tessuto renale e per cui di conseguenza poi si ha questa formazione di cisti. Nel soggetto con sindrome di Bardet-Biedl, il fenotipo, ripeto, le cisti non sono così sviluppate e così numerose come nel rene policistico autosomico dominante, ma c'è questo aspetto fibrocistico dove noi siamo ancora in grado di riconoscere il parenchima renale che però è fibrotico, con presenza di queste sporadiche cistarelle che troviamo sia a livello della corticale che della medullare. Ma probabilmente partiamo da un signaling che è comune e che poi divergerà da qualche, insomma, da qualche parte, non sappiamo ancora. Sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. Non so quanto possa essere un reale elemento di divergenza, perché voi probabilmente avete anche un modello qua a Biogen di rene cistico, dovuto alla mutazione di una proteina che è coinvolta nella matrice extracellulare. Quindi quello che noi sappiamo è che quando c'è un difetto della matrice, quindi un difetto nel supporto della cellula epiteliale, questa è già di per sé una predisposizione a fare le cisti. Certo, assolutamente. Assolutamente. Poi perché andiamo verso la formazione delle cisti piuttosto che alla vera e propria fibrosi, alla deposizione di altra matrice, questo non è facile da capire. Ma è un punto nodale estremamente importante perché questo ci aiuterebbe non solo nella BBS, ma nell'insufficienza renale cronica. Anche le malattie acquisite del rene a un certo punto convergono, come le malattie genetiche, in quella direzione, verso la formazione di fibrosi. Per cui è un punto nodale importante. Sarà la svolta della nefrologia quando si capirà questa cosa, perché è veramente importante e ci potrebbe aiutare ad avere delle risposte per la progressione della malattia renale cronica in generale. Grazie Grazie, noi abbiamo fatto questo seminario BBS10, sì. questo
Cosa ne volete fare? Avendo che io ci sta ceduto e si è persa. Sì, qualcosa è stato già fatto perché chiaramente noi abbiamo avuto il modello da questo gruppo di Strasburgo che ha già caratterizzato sia il modello sperimentale Kidney Specific che il Total. Nella loro ipotesi, il modello Kidney Specific non presenta alterazione della funzione renale, soltanto il Total. Dato che ha fatto concludere a questi ricercatori che l'alterazione della funzione renale è legata anche alla presenza di fattori sistemici, che secondo loro probabilmente sono legati all'obesità e all'iperlipidemia. Invece, sulla base delle cose che abbiamo fatto noi e che abbiamo visto in vitro, quindi queste alterazioni che hanno a che fare con il metabolismo, l'idea è che questa cellula, che presenta, quindi la cellula renale, non sia in grado di rispondere in maniera adeguata all'injury. E quindi l'idea è questa, è quella di indurre un injury che può essere estremamente vario. Avevo pensato di partire dall'ischemia di perfusione, cioè poi per passare a, insomma, anche ad altri ingeri di tipo farmacologici, per esempio, per cercare di dimostrare che la comparsa della fibrosi e quindi poi la riduzione della funzione renale avviene, quindi non si vede nel topo con Kidney Specific, fin quando non l'animale da esperimento non riceve un injury che invece accelera e determina il processo di fibrosi, che questa è stata una cosa che è stata dimostrata già in altri modelli di ciliopatia, alcuni modelli sempre di rene policistica autosomico dominante, proprio l'ischemia di perfusione che accelerava la formazione delle cisti, e secondo me invece nel BBS accelera la fibrosi tubulo interstiziale, ma qualsiasi injury, come se la cellula fosse non fosse in grado di rispondere, come se avesse un'alterazione del meccanismo di repair, per intenderci, non è in grado di riparare il rene quando è esposta a ischemia, farmaci, qualsiasi tipo di injury. Allora è stato già visto per la leptina, ma secondo me la leptina è un injury come tanti, che sicuramente esiste nei pazienti con sindrome di BBS perché l'obesità è talmente frequente e associata all'iperleptinemia, che ha un senso pensare che un possibile fattore che favorisce la progressione dell'iperleptinemia e conseguentemente l'obesità. Ma io credo che sia ancora qualcosa di più in generale, cioè la cellula non è in grado di ripararsi. È alterato il meccanismo di riparazione per cui io o induco uno stress che è l'ischemia di perfusione, o ci do un ACE inibitore, o do un altro farmaco, io vado incontro, vedo questa cosa. E deve essere una cosa veramente molto comune, perché poi la frequenza di insufficienza renale è abbastanza alta nei pazienti con BBS, quindi non posso credere che sia qualcosa che una tantum succede. Quindi credo che faremo qualcosa per spiegare questo. Dov'è Luca Roberto? Io non ti conosco di faccia, eccoti. Noi siamo sempre sentiti per email più di una volta, ma insomma, alla fine gli embrioni sono appena arrivati, quindi poi ci sediamo al tavolino e studiamo bene questa cosa. Però l'idea è fare qualcosa di questo tipo. Volevo fare una progettazione finale. Non so se Luciana è ancora in connessione. Ancora Ci connessa? sei, Luciana? Vedi un po'. Come si fanno a vedere? Eccomi. Tutti? Forse sono andata. Eccoti! Fatti Ah, c'è, allora. Ci sono. vedere. Non mi Forse si riesco a vede? sentirmi. Sento, ma ho la telecamera attiva, ma non so perché non si vede. Mettimi il Forse lo microfono chiudo. vicino alla.
Non va la telecamera, però ci sono. Ok, non ti preoccupare, ti sentiamo. No, che volevo fare questa Ditemi. considerazione. Vedi, Lucia, noi diciamo che studiare le malattie rare è una specie di piccola grande missione, perché i pazienti molto spesso non si riescono a conoscere, non si riesce a medesimarli, intimarsi in quelli che loro sono aspettative. Ma il fatto che voi avete fondato un'associazione e avete stabilito un contatto con me e con altri colleghi immagino, che si interessano quasi a tempo pieno diciamo, della patologia dei vostri familiari, che cosa ha generato in voi e che cosa genera in Miriam e nei colleghi quali si interessano di patologie, sapendo che nella cellula che stanno studiando, al di là della cellula, oppure in prospettiva, c'è un essere umano che si aspetta di avere delle risposte a delle domande che in qualche modo voi puntualmente vi fate e i vostri familiari vi chiedono. Mi sentito? Sì, si sente un po' male, Lui si è... ma penso di aver capito. Sì, mi sentite? Sì, Sì, sì. mi sentite? Ok, Sì, Lucy, allora ti si è sentito un sentiamo. po' male, però cerco di. Ok, allora intanto io dico quello che è successo a me, ripeto che quando hanno diagnosticato la Bardet bilariana mi hanno detto che qualsiasi forma di ricerca sarebbe arrivata troppo tardi per lei, per cui voglio dire. Sentirsi dire queste cose e invece poi trovare chi fa ricerca, chi ci prende in considerazione, chi ci dà una speranza, perché poi, allora, diciamolo, l'associazione si occupa del vissuto di adesso dei ragazzi, cercando di dare delle risposte dal punto di vista sociale, non dal punto di vista medico, perché noi non abbiamo le competenze, non abbiamo niente. E il fatto di trovare che qualcuno invece che sta facendo ricerca e cerca di aiutare i nostri figli, i nostri familiari. Insomma, per noi è speranza, perché ripeto, a me quello che è stato detto, qualsiasi cosa venga fatta in futuro, per Arianna non ci sarà niente. Invece qui stiamo parlando di altro, qui stiamo parlando del fatto che per Arianna ci sono delle possibilità. Io parlo di Arianna, ma chiaramente io sto parlando di tutti i nostri ragazzi. Arianna ha 24 anni, cioè io a 8 anni, a 9 anni mi sono sentita dire questa cosa. A 24 mi sento dire no, stiamo facendo delle cose importantissime. Cioè, per cui è difficile, cioè, difficile sentirsi dire a 8-9 anni questa cosa e andare avanti, perché uno viene, dice, ti dicono questa cosa e dici vabbè, io mi fermo, cioè, io mi fermo, perché cosa lotto? E invece. Io mi ripeto, ma la telefonata è arrivata. Vuol dire adesso io ho qualcosa per cui lottare. E questo, insomma, penso che per una famiglia sia il rovesciamento della vita. Ecco. Cioè, per questo per noi è importantissimo questo rapporto che abbiamo con voi, con Miriam, perché è speranza. Ecco, questo. Spero di essermi spiegata nel modo da mamma più che da presidente dell'associazione. E a Miriam che cosa le deriva da conoscere, conoscerti e sapere che quello che le giornate che spendi in laboratorio, che spendi esaminando, hanno un target per te. Questa domanda è rivolta a me, rivolta a tutti voi. Sapere che cosa avete speso, la giornata che avete speso, a che cosa può in qualche modo portare, che sia la cosa importante quando il frutto delle vostre ricerche cercare di immedesimarlo in una persona, una cosa ben diversa dal fare gli esperimenti per l'animale, per l'oggetto, per il circo di sé, è una cosa che molto spesso non viene assolutamente apprezzata. Via. Però non c'è un'altra domanda. Allora, No, sì, assolutamente no. Pace Luciano, mi fa piacere che ci stia ascoltando. Quindi, no, per me è importante, penso che per tutti i medici che fanno ricerca, i medici ricercatori,
avere il contatto con il paziente, poi cercare di studiare qualcosa per cambiare le sorti di una malattia, insomma, qualcosa di importante. Avere il contatto poi con i familiari dei pazienti, i genitori, è ancora di più una spinta a lavorare. Certo, i tempi della ricerca sono lunghi, però se siamo passati in 15 anni da che non c'era nessuno che, ecco, Luciana mi diceva quando Arianna aveva 9 anni, adesso ne ha 24, mi saranno passati un po' di anni, e se in questi anni non c'era nessuno che studiava la BBS, adesso noi lo facciamo, abbiamo raccolto, abbiamo arruolato la più alta casistica italiana di pazienti, li stiamo seguendo nel tempo, al momento al meglio soltanto con la terapia di supporto, ma contestualmente stiamo cercando di studiare delle cose per capire qualcosa in più, per capire che c'è sotto la disfunzione del rene, in particolar modo noi siamo nefrologi, ovviamente ora che insomma, questa è una cosa che potrebbe avere ripercussioni anche sugli altri organi, perché la malattia è sistemica, è sicuramente qualcosa di gratificante, che ci fa lavorare bene, ci fa andare avanti. Poi Luciana ci ha sempre supportato, e quindi lei e tutta l'associazione è sempre pronta a darci qualsiasi tipo di supporto, ce l'ha dato anche economico, questo lo voglio sottolineare. I ringraziamenti all'ASBI ci sono, penso, in tutti i lavori scientifici che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni quasi, è vero, diciamo, perché sono sempre presenti per qualsiasi cosa abbiamo fatto. Loro hanno partecipato con l'invio di campioni, l'invio di sieri, perché sono i primi che hanno voglia che la ricerca vada avanti in questo campo, ed è una cosa bella, un supporto che ci aiuta moltissimo. Anche adesso che siamo nella rete europea delle malattie rare, c'è un solo paese che ha invitato un rappresentante delle famiglie dei soggetti con sindrome di parte bidole dell'Italia, e quindi siamo noi, ed è l'ASDI che partecipa con noi alle riunioni che stiamo facendo per stilare le linee guida per il trattamento della sindrome di parte bidole in Europa. Quindi è un supporto fantastico, e insomma, loro ci sono sempre e ci fa piacere. Grazie, Luciano. Io veramente devo continuare a ringraziare voi, perché sinceramente, quando ho fatto la diagnosi da Arianna, ho passato 11 mesi a piangere, per cui adesso, se posso sorridere, devo dire che grazie a voi. Sì, capito? No. Luciana, puoi ripetere? Non si è sentito. È entrato Francesco Trepiccione. Scusate, si sente? Sì. Si sente, ok. Allora, io dicevo che quando io ho parlato poco dei problemi sociali, perché essendoci anche altre famiglie, volevo dare proprio più spazio possibile agli altri di sentire quello che stava bollendo in pentola. Ma voglio dire, quando è stata fatta la diagnosi ad Arianna, io ho pianto per 6 mesi. Per cui il fatto che io adesso possa sorridere, possa parlare di queste cose, è importante. Il fatto che quando è stata fatta la diagnosi non c'era niente e adesso c'è tutto questo, cioè, è importantissimo. Per cui non è che l'associazione nasce per questo, perché noi abbiamo bisogno di voi, questa è la cosa importante. Il nostro sostegno è chiaro che è importante per voi, ma è più importante per noi il vostro lavoro. Ecco, volevo dire solo questo. Bene. Grazie Luciana, grazie a voi.